ognuno poi. La registrazione è avviata. Buongiorno, seduta della sesta commissione consigliare del Comune di Palermo del 16 giugno del 2021. È presente il consigliere Gelarda, vedo presente il consigliere Cusumano. Se... sono qua, buongiorno. Ah, perfetto. Eccolo. Perfetto. Buongiorno, allora buongiorno. Procedo con l'appello per l'apertura. Se consigliere Cusumano presiede lei. Perché siamo soltanto io e Gelarda? Esatto, in questo momento sì, quindi procedo con l'appello. E vogliamo già... attendere, che ore sono? No, sono già 18, quasi 19, siamo in ritardissimo. Abbiamo avuto un problema tecnico, per questo siamo partiti va bene, qualche minuto dopo. Caso, sì, va bene, questo sicuro. Allora, Anello, assente, Cusumano, presente, esatto. Gelarda. Presente segretario, buongiorno. Buongiorno, Scarpinato, assente. Zacco, assente. Due consiglieri su cinque presenti. Perfetto. Allora, essendo raggiunto il numero legale, perché siamo appunto in seconda chiamata, quindi i due vanno bene, perché appunto la commissione è costituita da cinque consiglieri. Do il benvenuto al consigliere Gelarda, nostro ospite, buongiorno. Grazie, buongiorno. Se il consigliere Gelarda è d'accordo, darei a lui subito la parola, perché credo che sia stato lui a richiedere questa audizione. Consigliere Cusumano, crede male, è stato il geometra Bornè a chiedere di parlare con noi, e quindi secondo me potremmo direttamente dare la parola al nostro ospite, così ci illustra le ragioni della richiesta dell'incontro con noi. E lei molto spesso molto attivo, e per questo non posso... Io la ringrazio, la ringrazio, la ringrazio. Allora diamo assolutamente la parola, grazie. E allora vi ringrazio per avermi invitato. Come avevo già detto prima, mi chiamo Maurizio Buarnè e rappresento un sindacato che si chiama SNAG. SNAG significa Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai. Il problema con la quale ho tra le mani, diciamo, mettiamola così, già da parecchi anni, è l'occupazione spazio solo pubblico. Mi dispiace che in questo momento non c'è il presidente Zacco, perché diciamo lui conosce alcuni aspetti di questa problematica. Anzi, ne volevo approfittare per ringraziarlo dell'intervento che ha fatto per alcuni colleghi giornalai presso la soprintendenza. Comunque lo ringrazio in sua assenza, spero di poterlo ringraziare di presenza. Il problema oggi, superato per un attimino quello che è legato alla sovrintendenza, ce lo ritroviamo con questi benedetti o maledetti chioschi che occupano il suolo pubblico. Molti di questi chioschi sappiamo benissimo come sono posizionati 70-50 anni fa, quando non c'erano le regole di oggi, non esisteva quello che è il codice della strada e tutta un'altra serie di atti che poi sono stati fatti dai vari consigli comunali, eccetera, eccetera. Oggi questi rivenditori, non entro in merito dei nomi e di chi, magari se avremo una possibilità l'affronteremo in un prossimo incontro, questi rivenditori si ritrovano con un diniego da parte delle attività produttive del SUAP, con le loro ragioni. Giustamente è un diniego motivato, nel caso di qualche collega, perché da lì, la dico in maniera semplice, per chi da lì deve passare il tram. Dico, detta così, uno ha paura, il rivenditore ha paura. Cioè dice, come deve passare il tram? E io, dopo 50 anni, dopo 70 anni, cosa devo fare? Qua è subentrato un po' il panico in categoria. Non solo per quelli che sono, come dire, investiti da questo provvedimento, ma anche quelli che magari possono essere tranquilli, però non riescono a dormire sonni tranquilli.
Io chiedo in sostanza, sperando di non aver dimenticato niente in questo preambolo, cosa chiedo? Chiedo che possa esserci un tavolo tecnico con tutti gli attori che fanno parte di questa vicenda, il SUAP, voi come commissione, la sovrintendenza, le ferrovie, non lo so chi, ma comunque gli interlocutori con cui chiarire alcuni passaggi. Si devono spostare? E va bene, ragioniamo sullo spostamento. Chi, dove, come? Vi aggiungo che oggi l'edicola, il chiosco, è, come dire, alla frutta, ecco. Sono quelle attività che, ahimè, con l'evoluzione del web, hanno avuto un decremento degli incassi incredibile. Perciò, se noi poi ci mettiamo che te ne devi andare e vedi dove te ne devi andare, allora li abbiamo letteralmente uccisi. Mi scusi, geometra, una cosa, Sì. perché è mancata la linea che mi hanno Sì. mi è arrivata una chiamata. Mi dice perché devono spostarsi questi chiocchi? Mi è sfuggito questo pezzettino, se ha la bontà di Sì, spiegarmi. no, io sono contento di Per il tramite. poter tornare su questo argomento. Allora, ad alcuni il diniego gli è stato fatto per, come dire, perché deturpa il monumento e questa è la soprintendenza. E diciamo, momentaneamente è stato superato grazie appunto all'intervento del consigliere Zacco. Gli altri si devono spostare perché deve passare il tram. Cioè parliamo di un progetto, anzi di una discussione che oggi forse fate in consiglio comunale e che fra 10 anni verrà cantierato il progetto, forse, non lo so. Quanti sono i chioschi al momento interessati? Guardi, allora io su per giù ne conto una decina, però è un numero che potrebbe, come dire, aumentare o diminuire. Però diciamo 10. E mi perdoni, Ora, quanti sono i chioschi al momento a Palermo? Chioschi, non edicole. chioschi, questa è una domanda che io non le so rispondere. Io la cosa a cui io posso rispondere, le posso dire che erano all'incirca 100 edicole fino al 2000, ok? Ma Oggi parliamo ne di edicole avremo. con chioschi o solo edicole? Edicola chiosco, io per chiosco intendo il Il rivenditore di chiosco. giornali chiosco, No, me edicolante, erano giornale. 100 fino al... Perfetto. Che le posso dire, al 2000? Oggi, Faranno aspetti, una trentina, una quarantina. oggi, allora, vediamo, sì, oggi saranno una settantina i chioschi. Perché 30 hanno chiuso. Alcuni sono stati tolti, chioschi, altri no. Perciò, Mentre le edicole complessivamente a Palermo, solo per curiosità, quante sono più o meno? aspetti che Per glielo favore, dico. scusi, consigliere Gialarda, può ripetere la domanda perché non è arrivato bene. È più o meno le edicole a Palermo, cioè coloro che hanno le licenze di edicolante, a prescindere se sono in chioschi o altrove, volevo sapere quante erano, così per una conoscenza E glielo dico mia. subito, al 31-12-2020 sono 132 edicole sul territorio comunale. Più o meno la Palermo. metà su chioschi. Più o meno Sì, la metà. Perfetto. più o meno. Bene, mettiamola così per ora, più o meno la metà. Mi sta bene. Esatto. Così si vede meglio. Esattamente. Perciò di conseguenza Però il dico, problema. rimanendo, geometra, Sì. rimanendo al tema, dell'audizione, quindi lei lamenta il fatto che ci siano, una decina, ci riferisce, una decina di edicole chioschi a rischio chiusura, nel senso del non rinnovo della concessione in seguito ai progetti tram, giusto? Sì, esattamente. Ha centrato perfettamente l'obiettivo.
Lei ha proposto altrove delle soluzioni, i singoli concessionari hanno proposto delle soluzioni, perché io pure nel tempo fa me ne sono occupato, mi ricordo che qualcuno proprio in seguito al passaggio delle linee tranviarie fece la richiesta di essere spostato il marciapiede accanto, di fronte, insomma, ricordo che poi si trovò la soluzione concreta. Ecco, sono state avviate questo tipo di interlocuzioni, che lei sappia. No, assolutamente no, perché non c'è stato mai, come dire, un confronto con l'amministrazione. Cioè non ci siamo mai seduti un attimo, come dire, allora questa edicola si trova in Via Libertà al numero, dico dei numeri, 120, quale possibilità abbiamo? Queste sono le possibilità. Il comune mi deve dire sì, no, forse. Però ecco, il comune questo non glielo può dire, nel senso che ancora qualcuno non gliel'ha mai chiesto, quindi non è mai Ok. iniziato un tavolo formale. Giusto, mi conferma questo? Diciamo di no, perché io ho chiesto più volte un incontro all'assessore per entrare nel merito dei rivenditori, cioè Va bene, l'edicola di questo Buarnè. è sicuramente il compito, il carico della commissione. Io riferirò al presidente Zacco, che Qua come sono lei. io. Ah, ecco, Eccolo, presidente. lei ha citato e quindi conosce la materia ed è Ah. sensibile, e quindi sicuramente se ne farà carico. Io allora colgo anche l'occasione per ringraziare il collega Zacco per la disponibilità che le ha rinnovato, e ovviamente cedo a lui alle 10:30 esatte la conduzione e quindi la presidenza. Prego, presidente. Grazie consigliere Cusumano, grazie a tutti. Scusate, ho avuto un problema, mi si è spento il cellulare, non si accendeva più. Avete già fatto l'introduzione, mi sembra di capire, del problema, no? Consigliere Cusumano. Sì, assolutamente. Il geometra è stato esaustivo, ha fatto l'introduzione, e quindi penso che certamente dovremmo farci noi carico, come lei ha già fatto, come ci diceva con la sovrintendenza, per capire quali sono queste edicole interessate e le soluzioni concrete per evitare la chiusura, quindi eventualmente degli spostamenti. Ecco, quindi non mancherà a lei, Presidente. Presidente Zacco. Non lo vedo connesso, quindi Forse è è uscito dal uscito di collegamento. nuovo. Ah no, Eccolo di eccolo, nuovo. eccolo, 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 Eccolo qua. scusate ancora. Non ho sentito però cosa dicevi, Giulio, puoi ripetere per No, favore? dicevo che effettivamente non è mai iniziato un discorso, un'interlocuzione concreta, vera. Penso che questo sia il compito della Commissione, quello che possiamo fare noi, e quindi tentare di comprendere effettivamente se sono 8, 9, 10 e vedere di trovare dei luoghi alternativi, dei siti alternativi per evitare le chiusure. Parliamo del problema legato alla progettazione del tram, Del giusto? tram, Sì, esattamente. perfetto. Sì, è un problema che intanto ringrazio per l'audizione, per aver chiesto l'audizione e quindi il coinvolgimento della commissione. È un problema che riguarda un bel po' di categorie, non solo le edicole, ma ci sono pure i distributori coinvolti, ci sono una serie di attività. E in occasione del rinnovo della concessione di suolo pubblico ci sono pure i fiorai, sì. Il SUAP dà il diniego perché lì c'è in progettazione la linea del tram. Io credo che bisogna, soprattutto in questo periodo, usciamo da una pandemia dove già gli imprenditori sono psicologicamente devastati, bisogna aiutarli a cercare una soluzione anche alternativa. Come diceva il consigliere Cusumano, e quindi credo sia opportuno avviare un tavolo tecnico che coinvolga tutti gli uffici,
e se c'è la necessità anche a qualche altra commissione competente per cercare di capire intanto i tempi di realizzazione del tram, perché comunque il SUP potrebbe rilasciare la concessione e nel momento in cui si attiva è necessario uno spostamento perché la progettazione diventa esecutiva, allora a quel punto si trova un'alternativa, oppure nelle more si inizia a cercare un'alternativa. Oggi pensare di negare delle attività che esistono da 50, 60 anni, forse pure di più, diciamo che è una mezza follia. E quindi credo sia opportuno, se la Commissione lo condivide, avviare immediatamente un tavolo tecnico permanente, così come abbiamo fatto con i ristoratori durante il periodo di lockdown, per analizzare i problemi settore per settore con le associazioni che li rappresentano e trovare delle soluzioni concrete. Desidero conoscere il vostro pensiero, consiglieri, per capire se possiamo portare avanti questa mia proposta o no. Consigliere Gelarda, è collegato? Ovviamente, Presidente, sono Prego, collegato, prego. sono assolutamente d'accordo con questa cosa, mi pare giusto. Fra l'altro, diciamo, abbiamo questa, dico, mi permetta la polemica, ma questa folle idea di tram danneggia tanti, danneggia la città, danneggia anche gli edicolanti, non sappiamo se riusciamo a fermarla, ma comunque nelle more dobbiamo immediatamente tutelare e proteggere coloro che hanno attività. E che sono già colpiti perché il geometra Bornè, lei non era ancora entrato, ma ci ha spiegato come c'è una moria, tra l'altro in parte anche fisiologica, perché con lo sviluppo dell'informazione online il cartaceo, ahimè, ha subito un decremento forte, una crisi forte. Quindi, assolutamente, Presidente, la Lega favorevole all'apertura di questo tavolo e saremo a fianco di tutta la Commissione perché il leader questo saremo a fianco della Commissione per fare tutti gli atti necessari per aiutare questa categoria. Grazie. Io volevo capire, nel frattempo magari l'ha detto durante l'apertura dei lavori, ma io non ero presente. Come, per quanto riguarda edicole, di che numeri parliamo come attività coinvolti e le zone, se già abbiamo un'idea, una mappa, in modo da poi affrontare il problema con gli uffici. Lei sicuramente questa domanda la fa a me, vero? Sì. Allora, diciamo, bene o male, un'idea io ce l'ho. Per esempio, Via Libertà, abbiamo anche Mondello, e poi non lo so perché non conosco il Foro progetto. italico sicuramente. Fortunatamente il Foro Italico edicola non ce ne abbiamo una sola davanti al porto, che lei sicuramente conosce bene. Non conoscendo quello che è il progetto del tram, dico, io mi limito a dire questo per ora è il problema. Sicuramente più avanti ne verranno fuori altre. Ma vorrei a questo aggiungere la questione del pagamento della TOSAP, che è un problema che si pongono i giornalai, che ad oggi non riescono a pagare la TOSAP, legato al fatto che non gli viene rinnovato ad alcuni, ma quelli che ricadono, diciamo, nelle aree giuste, ancora oggi sono, come dire, al palo, aspettano. Perciò, legata a tutta questa discussione, sarebbe bello magari avere una proroga. La scadenza credo che sia il 30 giugno. Spesso portarlo in avanti di qualche mese il tempo che noi ragioniamo su come spostare quelle dei dinieghi. Non ho altro da aggiungere su questo. Sì, questo sicuramente è un altro problema da affrontare, va bene. E allora, se siamo tutti d'accordo già, dottore Palazzolo, possiamo organizzare per la prossima settimana un'audizione, intanto partendo con le edicole, quindi coinvolgendo sia l'urbanistica sia il SUAP, l'ufficio
rilascio concessioni del SUAP, e poi a seguire coinvolgeremo le altre categorie. Presidente, io però non ho sentito il consigliere Cusumano, o forse non l'ho sentito per un problema di linea. No, l'aveva detto prima, no, l'aveva detto prima che era d'accordo, certo. No, l'ho detto prima, assolutamente d'accordo. Sì, anche sì, lei sì. Ha detto stranamente delle cose sulle quali io concordo. Nella sua nota introduttiva ha dovuto per forza fare la polemica sterile, la stoccata, il colpo di coda sulla realizzazione del tram. Lei sa che su questo io dissocio dalla sua posizione, perché concordo, mi rendo conto che le città cambiano, che il progresso arriva e che ovviamente fino a quando esisterà il concetto di edicola, di carta stampata, l'amministrazione pubblica non può che sostenere. Quindi concordo con ciò che ha detto il presidente Zacco e dobbiamo trovare assolutamente dei siti alternativi. Ma va bene. Se io posso aggiungere qualcosa. Sì, prego. Allora, io la cosa che posso dirvi, io mi posso impegnare, come dire, a individuare tutte quelle edicole nel dettaglio, nome, cognome, indirizzo, dove è localizzata, e già discutere col rivenditore per una possibile soluzione. Io mi posso prendere carico di ciò. Io direi di affrontare intanto il problema con gli uffici per capire appunto il progetto, quali siti coinvolge, okay, capire se perfetto. Stanno lavorando a dei siti alternativi e poi sarà necessario analizzare sicuramente caso per caso, nel caso in cui dovremmo trovare una soluzione alternativa. Però io credo che il progetto del tram non credo che si realizzi domani, quindi intanto il SUAP può comunque rinnovare le concessioni e fare stare serene queste persone. E sarebbe poi, già importante. E poi questo è l'obiettivo, questo è un invito che faccio ai consiglieri, senza parlare dell'utilità del progetto del tram o meno, affrontiamo il problema di nostra competenza, senza polemiche, e cerchiamo di dare un segnale concreto ai palermitani. Va bene, allora dottore Palazzolo, può già calendarizzare l'incontro per la prossima settimana, poi manderà l'invito a tutti in modo che inizieremo ad avviare questo percorso. Va bene. Ci sono altri interventi? No, Presidente, io volevo aggiungere questo, l'ho detto all'inizio, lei non c'era, ma lo ribadisco dato che lei è presente, la volevo ringraziare personalmente per l'intervento che ha fatto in sovrintendenza. Diciamo che è riuscito nell'intento, l'obiettivo era quello di stoppare quel provvedimento e c'è riuscito. Io per questo la ringrazio. Non mi deve ringraziare, ci ho fatto solo il mio dovere. Lo so, però io ci tenevo a dirle questo, anche perché ha tolto dal fuoco delle castagne che già erano abbastanza bruciate. Presidente, mi scusi, ma quale provvedimento... Di quale provvedimento è, così diciamo ne abbiamo coscienza anche noi? La soprintendenza. La soprintendenza nel 2018, se lei si ricorda, aveva dato parere contrario ad alcune edicole. In quell'occasione, dopo una serie di incontri, avevamo trovato con la ex soprintendente un accordo che si doveva spostare solo quella di via Cavour perché era appoggiata nelle mura antiche. Bravissimo. Improvvisamente i chioschi, molti di questi poi purtroppo devo dire che hanno chiuso e quindi hanno smontato, erano 8, sono rimasti solo 3, hanno fatto la richiesta di rinnovo di concessione per il suolo pubblico, così come prevedeva l'avviso pubblico del comune, e il SUAP ha diniegato la concessione perché facendo riferimento a quel parere del 2018. Quindi ho chiesto un incontro con la soprintendente, che ci sono andato personalmente, e devo dire con la nuova soprintendente che ha immediatamente rivalutato il parere, limitandosi solo alle proprie competenze e quindi autorizzando questi 3 chioschi. Presidente Zacco, un'ultima cosa. Le volevo, volevo chiedere, mi rivolgo a lei, però è ovvio, parlo a tutti i componenti della commissione, riguardo la questione
della scadenza di questo provvedimento che dice che entro quel giorno te ne devi andare. I giornalai su questo sono molto preoccupati. Sarebbe, come dire, interessante che il SUAP in questo momento dice: signori, un attimo, stiamo ragionando, non vi preoccupate. Io la dico così in maniera semplice, però è giusto per farvi comprendere lo stato di preoccupazione in cui versano questi rivenditori, in particolare quelli di Via Libertà e anche quello di Mondello, Cannatella. Che ci possa essere un provvedimento di stop, di momentaneo congelamento, non lo so. Non so, non conosco gli atti amministrativi, non conosco bene la macchina. No, condividiamo pure le necessità e le preoccupazioni, quindi ci facciamo carico come commissione. Va bene, a questo punto la ringraziamo, grazie della partecipazione, per averci coinvolto, e poi insieme al dottore Palazzolo ci organizzeremo per la prossima settimana. Grazie ancora, buona giornata. Grazie, grazie a voi, buongiorno. Buongiorno. Procediamo alla lettura del verbale per l'approvazione. Una domanda, se magari qualcuno mi sa rispondere, perché avevo cercato. Ma sta specie di pista di go-kart che stanno piazzando a Piazza d'Ostruzzo, che cosa è esattamente? No, è una rotonda per fare doppio senso via, credo sia via Turati. Hanno ristretto del 50%. Hanno ristretto del 50% il la luce per le passaggio delle autovetture. Come fanno apposta? Ah, quindi non è una pista di go-kart, perché mio figlio già pensava che potevamo andare a giocare là, perché sembra una pista. No, no, speriamo che non diventi un autoscontro. Va bene, grazie. Procediamo alla lettura del verbale, dottore Palazzolo. Non vuole fare ora o la proviamo domani? Se la sente, dottore Palazzoli, che abbiamo il... No, io sono pronto, se per voi... Idea una rilettura, la proviamo domani. Va bene, abbiamo il consiglio, giusto? Abbiamo le ore 10.45, chiudiamo per spostarci in consiglio comunale. Buongiorno a tutti. Va bene, buongiorno. Diego Sumano, una buona giornata. A lei, consiglio.